anche oggi un nuovo appuntamento con la mostra dei vini di San Pietro di Feletto. Allora, è mostra virtuale, come abbiamo sempre detto in queste giornate, però la virtualità non ci ha impedito di muoverci e di scendere a Piavon di Oderzo a trovare un amico della mostra di San Pietro di Feletto, a trovare Angelo Silvestrini. Buona giornata, Angelo. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti. Eccoci qui, siamo venuti a trovarti noi, visto che non puoi quest'anno salire a San Pietro di Feletto, perché tu sei un amico della mostra, da 2 anni stai lavorando con loro, diciamo, e mostrando come si fanno le pizze, come si mangiano, come proponi le pizze qui alla Nuovo Ronche di Piavon di Oderzo, lo fai a San Pietro. Questa volta siamo venuti noi a vederti lavorare sulla tua pizzeria. Nuovo Ronche qui a Piavon, da quanti anni ci siete? Da sempre? Allora, la mia famiglia è dal 1964 che è qui a Piavon. Dal 1970 abbiamo costruito questo locale e da lì, io sono del 67, quindi Mirko fai conti te, avevo 3 anni, e poi sono cresciuto, andavo a scuola, poi la scuola non è che mi piacesse tanto, anche se ho fatto... Sei andato su un'altra scuola, quella dei pizzaioli, che ti ha dato grosse soddisfazioni. E di cuoco, sì. E quindi mi ha dato grosse soddisfazioni, poi ho rilevato l'attività di mamma e papà nei primi anni 90 e siamo qua ancora che andiamo avanti. Però Angelo, hai avuto grandi soddisfazioni da questo forno, dalle pizze, da tutto, sì. Perché sei anche stato, ti hanno anche, sei irridato, no? Sì, allora, oltre ad essere un istruttore della scuola italiana pizzaioli, che è la più vecchia scuola di pizza in Italia, che abbiamo sede a Caule, però abbiamo sede in tutta Italia e anche all'estero, io sono stato pluricampione del mondo, sono stato varie volte campione del mondo in varie specialità, anche se non sembra acrobatica, pizza larga, pizza velocità, per la pizza buona, diciamo. E quindi ho trasferito tutte queste mie conoscenze nel mio locale. E poi posso dire che con grande soddisfazione la mia clientela, sia di Oderzo che nei limitrofi, mi segue molto, perché io sono quello che punta tanto sul chilometro zero, cosiddetto chilometro zero, quindi prodotti della mia terra. Per dirti, io ho vinto dei campionati al mondo con la soppressa, con la polenta, con gli asparagi, queste cose qua che sono della terra nostra. Campione del mondo, e queste gare, prima dicevi, anche se non si vede, sono campione acrobatico, ma l'acrobazia la fai fare alle pizze, non? Certo. E che sono poi caratteristici e belli da vedere anche dietro un palco, sì. Dietro un banco. Da quanti anni fai tanti? Faccio le pizze, sì. Dal 1985. Che faccio pizze. Io sono nato dentro l'osteria, la trattoria di mamma e papà, no? Però mi piaceva la pizza e ho cominciato a girare, a informarmi, a fare corsi sul pane, sui lieviti, su queste cose qua, e tutta questa conoscenza mi ha portato anche ad essere un istruttore adesso. Io adesso trasferisco la mia sapienza, diciamo, conoscenza ai giovani ragazzi e pizzaioli che vogliono imparare questo mestiere. A quali pizze sei più affezionato? Quelle che ti hanno fatto vincere magari qualche concorso, oppure, come dicevi te, quelle a chilometro zero che danno soddisfazione ugualmente? Allora, tutto questo è bello. Diciamo che io sono affezionato a varie pizze, come dici te, quelle che hanno vinto. Quella che porto sempre è quella di papà, chiodini e soppressa e polenta. Cioè, lui diceva, noi mangiavamo sempre polenta soppressa quando eravamo giovani. Mette la sua pizza che vediamo cosa. La pizza più buona qual è? Quella che devo ancora fare, dico sempre. Perché io sono sempre in evoluzione. Sempre, bisogna essere sempre in evoluzione e sempre con prodotti naturalmente di eccellenza. Che io dico sempre che l'Italia ha un'eccellenza di prodotti che non ha uguali. Negli anni passati a San Pietro di Feletto proponevi un menù interamente fatto di pizza, perché sappiamo, insomma, c'è la pizza dessert, ci sono le varie, esatto, le varie pizze da assaggiare. Qui oggi che cosa ci hai preparato? Oggi, siccome abbiamo dei tempi un po' ristretti, ho proposto 2 pizze, una bianca e una rossa, così vediamo anche le 2 tipologie. Diciamo, ho fatto una con gli asparagi di Badoere, di Cimadolmo, con la casatella trevigiana e di semi di papavero. Questa è quella bianca. Quindi chilometro zero. Esatto. Un'altra, ho proposto una rossa con le zucchine dell'orto della nonna, diciamo, va bene, con la ricotta di un'azienda agricola, si chiama Trentina, ma è qui di Gorgo al Monticano, che è proprio a 3 km da qui. E poi l'ho abbinata, naturalmente, sai, zucchine e ricotta sono prodotti un po', io dico sempre, un po' dolci, no? Bisogna dargli un po' di gusto, un po' di grinta a questa pizza. L'ho abbinato con i pomodorini semisecchi che mi arrivano dalla Puglia e del cotto brace che fanno qui in Friuli.
qui ho un po' spaziato. Anche sugli, anche sulla pasta ti sei specializzato, mi dicevi prima, no? Hai diverse qualità di pasta, diverse sì. qualità di... Io nel mio locale, e naturalmente su una degustazione di pizze, faccio assaggiare 5 tipi di impasto. Andiamo dalla, io dico sempre, dalla focaccia, pane soppressa del papà di prima, faccio la pizza napoletana, sai, quella alta, col bordone morbida, poi l'impasto classico con lievito madre, 72 ore di maturazione e lievitazione, poi ho la cereali, 7 cereali con lino, l'avena, il sesamo, queste cose qua, poi faccio l'integrale, perché sai, le donne vogliono un po' anche l'integrale, ok? E poi faccio la pizza in pala, non so se la conosci Mirko, pizza in pala o pizza a metro, quella lunga, stretta, alta. Un metro si tagliano. Esatto, e quella là si prende, sei 3-4 persone, si taglia a pezzettini e si assaggia varie queste cose. Quindi c'è solo il imbarazzo della scelta qui a Novolo. Esatto, e poi si finisce sempre, dico sempre, quel dolce. Si vede che sono un buon mangiatore, di conseguenza bisogna dare anche il dolce, quindi finisco con la pizza dessert. E l'abbinamento va il vino o va la birra? C'è sempre stata questa annosa questione. Allora, io ti dico qui, che... Qui, se qui giochi con la mostra devi dire vino. Qua bisogna dire il vino. Però tu sai che la pizza è nata col vino. È vero questo. È nata col vino. E sarebbe anche meglio mangiarla col vino. Qui Angelo, stai preparando quella rossa o quella sì, bianca? Partiamo quella rossa. Con quella rossa. Ok. Abbiamo, messo. Già, abbiamo visto alcune mosse di acrobatico, veloci così. Avevo messo il pomodoro San Marzano frullato, la mozzarella fior di latte, anche se tu la vedi così, questo è fior di latte. Ah, ok. Già preparata, già tagliata. Già tagliata, appunto. Abbiamo messo le zucchine, vedi, fatte a julienne, crude. Si possono fare sia i ferri. Su questa pizza ho messo crude. In modo che tu senti il crunch, dico io, in bocca, no? Che è buona così. Poi ci mettiamo la ricotta fresca, di cui parlavamo prima, diciamo, la ricotta prima, qui a chilometro zero. A chilometro zero di Matteo. Quindi va a pezzettoni così? Sì. La domanda che tutti quelli che fanno le pizze a casa si chiedono: ma quanto deve stare la pizza in forno? Non si sa mai. Noi su un forno a legna lavoriamo dai 380 ai 420 gradi. Quindi è già diversa, insomma. Capisci che mi sto andando qui 2 minuti e mezzo, 3 minuti al massimo. A casa purtroppo arriviamo a 200, 250 quelli nuovi e mi sta dentro troppo. Quindi dobbiamo fare due tipologie di pizza diverse. Chiaro. Andiamo con l'altra. Qui hai una misura standard oppure le fai così come vengono, grandi, larghe, piccole? No, no, diciamo che hai una tua misura. Ci deve essere la sua misura. Diciamo che io dico sempre che la misura del piatto. Qua mettiamo, vedi Mirko, la crema di asparagi verdi di Badoere. Anche qua ci mettiamo il fior di latte. Poi ci mettiamo gli asparagi di Cima d'Olmo. Fatti bollire prima, pelati, fatti bollire. Questi li lasci lunghi proprio per far capire, per far vedere che sono. Sì, quelli li frullo, questi li lascio interi. E poi ci metto la casatella trevigiana. Il nostro prodotto. Dopo, lo sai, no? Che è stata. Esatto. Anche la seconda è stata infornata. E la prima, guarda. Ecco la prima, Angelo. Eccoci qua. Questa è la prima. Si mangia solo con gli occhi questa, eh? Adesso andiamo, finiamo di farcirla. Abbiamo messo del... Ah, non è finita qui? No. Ah. Abbiamo messo del cotto braci, ti dicevo, che viene qui dal Friuli. E a straccetti così. Ancora non hanno inventato le telecamere che prendono il profumo, c'è un profumo meraviglioso. E poi io ho messo un po' di pomodorini. Quelli che vengono dalla Puglia, ti dicevo, semisecchi, li chiamo io. Sono, sai, quelli che li mettono soleggiati, a me piace chiamarli, quelli che li seccano, però poi ci mettiamo un po' di olio, un po' poi di basilico. Poi sono un po' particolari, esatto. Non danno un po' un gusto particolare. E li facciamo così. Questa è la prima pizza.
Io mi ricordo quando ero giovane che andavo a fare le competizioni in giro per il mondo, vedevo sempre dei miei competitor, miei amici adesso, no? Che loro puntavano sempre sui loro prodotti loro. E io dicevo, ma mi sono veneto, appunto che non posso portare qualcosa di mio. E da lì è cominciata con la sorpresa, ti dicevo, io per esempio sono stato il primo a portare le croste di polenta sulla pizza, che adesso ti dice mai si incrosta, no? Per fare bello così, per dire in italiano, però le croste di polenta. Che sono buonissime. Vedi, guarda, io le preparo già macinate, vedi? Guarda che belle che sono. Ah, quindi la usi come... La uso, sì, a fine cottura, sulla pizza, così. Ah, bel segreto questo, quindi per tutti anche... Infatti, anche l'anno scorso, su una pizza che avevo portato su a Rua, a San Pietro di Feletto, è stato messo i croste de polenta. E come hai visto, come è stata l'esperienza proprio di San Pietro di Feletto in loco, andare lì e proporsi, la gente come aveva recepito questa cosa? Guarda, io ti dico veramente che sono stato personalmente molto ma molto contento. Ecco la seconda pizza che esce, la pizza bianca, bellissima anche questa, anche qui, nonostante non ci sia il colore, però ha un colpo d'occhio bellissimo. Guardi, in questa pizza qua, ma anche in questa, non ci sono 23 ingredienti, sai? Questo per 3-4 ingredienti sulla pizza. Allora si sentono le loro caratteristiche degli ingredienti, la sua bontà e la semplicità. Quello che hai messo per ultimo che cos'era? Semi di papavero. Semi di papavero. Io direi il mito adesso è quello di andare a servirle. E le assaggiamo. Sì, bisognerà servirle, bisognerà gustarle e poi naturalmente diremo se Angelo Silvestrini si è laureato ancora campione del mondo di San Pietro di Feletto. C'è Angelo che arriva, eccolo qui, viene a servire il presidente della Proloco e la sua collaboratrice, la consigliera del Proloco di San Pietro di Feletto. Bene, ecco, queste sono le due pizze, non so se le hai abbinate alla donna, alla signora, quella sì. Ah, c'è, vedi che c'è. Sempre pizze bianche alle signore. Ah sì? Sì, piacciono tantissimo le pizze bianche alle signore. Invece gli uomini sei un po' più carichi. Un po' più rustici, più così. Rustici. Insomma, vedo che avete, signori della corte, signori della Proloco, avete anche due calici di vino, perché abbiamo abbinato oggi la creatività del nostro pizzaiolo Angelo con un buon vino aromatico, non potevamo fare altro, che è frutto di altrettanta creatività del nostro territorio. Nasce infatti da un incrocio fatto dal professor Manzoni, quindi avete già capito di che vino si tratta, alla Scuola Enologica di Conegliano, appunto l'incrocio Manzoni, un Manzoni bianco che è nato dall'incontro di Riesling e Pinot Bianco e che è il protagonista proprio dei Colli di Conegliano Bianco DOCG. E di un altro incrocio famoso ci parla Karen in questo piccolo intermezzo musicale. La Madeleine Royale è un'uva a bacca bianca che matura molto precocemente verso fine luglio, 22 di luglio è Santa Maddalena e da lì prende il suo nome. È un'uva pressoché sconosciuta, è utilizzata solamente per scopi ornamentali, poco diffusa in parte nell'est dell'Europa e in Sud America, ma di fatto quasi nessuno conosce la sua esistenza. In realtà la cosa curiosa è che per errore venne usata per un incrocio fatto con il Riesling e ha dato i natali, anche se questo non era praticamente conosciuto e avvenuto per errore, ha dato i natali al Müller Thurgau, una varietà ben degna di nota e che dà sicuramente dei grandi vini. È una varietà quindi che non ha cercato la fama per se stessa, ma per seminare qualcosa di buono. E così è nato questo progetto di abbinamento non solo di musica come sottofondo al vino, ma di connessioni enogastronomiche, enoculturali, letterarie e di poesia che vuole semplicemente seminare nel cuore di ogni spettatore quella che è l'arte della conoscenza e della bellezza che possiamo scoprire dietro un bicchiere di vino. Thank you.
Bene, allora in attesa che voi possiate degustare le vostre pizze, concludiamo con il vostro brand, il vostro slogan, il vostro motto in questo caso, Presidente. Lei piloti il gruppo in questo caso, lo slogan, vada. Diamo valore al nostro territorio.